In attesa della recensione di Dead Space, abbiamo avuto l'opportunità di chiacchierare con il team di sviluppo per parlare di alcuni aspetti distintivi della riedizione, come il sistema di progressione delle armi, dell'introduzione dei livelli di sicurezza e altre novità. Partiamo dal legame tra l'originale e il nuovo Dead Space. Lo studio ci tiene a sottolineare che si tratta di un vero remake in ogni senso. Tutto è stato ricostruito dalle basi, le collisioni, le texture, la recitazione e il motion capture. Il team vuole che i fan della prima ora ci giochino e dicano che è esattamente come lo ricordavano, anche se in realtà non è per nulla come l'originale. Quando si vedono le differenze nelle immagini o nei video delle due versioni, ci si rende conto che sono molto diverse, che la memoria del classico può ingannare. Nel corso della produzione sono stati seguiti specifici pilastri. Anzitutto il remake doveva essere Dead Space in termini ludici, visivi e sensoriali. Poi il team ha deciso di potenziare elementi come immersività e creatività sul piano del gameplay. Sul fronte immersività, ad esempio, nella ricostruzione della nave Ishimura non ci sono stati caricamenti tra un'area e l'altra. Sempre lato gameplay c'erano gli smembramenti, che ora sono stati ulteriormente migliorati. Per quanto concerne la trama, EA Motive ha potuto guardare all'intero franchise di Dead Space per ricostruire la storia del primo capitolo. Gli autori si sono concentrati su specifici personaggi ed eventi per scavare più a fondo, approfondire, rivitalizzare o rivisitare determinati aspetti. A tal proposito, la decisione di dare una voce ad Isaac, che nel gioco originale non parlava, non era una priorità agli albori dello sviluppo. Nel corso della produzione il team si è chiesto: chi è Isaac Clarke? La risposta, presa dai due sequel, è che Isaac è Gunner Wright. Per questo EA Motive ha pensato che doveva riprendere il suo ruolo anche nel primo capitolo, con l'obiettivo di creare una connessione più solida tra la prima iterazione del franchise e le successive. Dare a Isaac una voce ha aiutato il team a costruire il personaggio. Anche il cast di comprimari ha subito dei mutamenti. EA voleva infatti che gli altri attori in gioco potessero esprimersi al meglio. Pensiamo ai due membri dell'equipaggio di Isaac, Chen e Johnston, che morivano giusto all'inizio del viaggio. Citiamo poi anche Nicole, la compagna di Isaac. Gli autori hanno coinvolto l'attrice di Dead Space 2 per restituire tutta la forza del duo con Gunner Wright. Altri cambiamenti riguardano personaggi che in origine erano solo file di testo o audio, ma adesso hanno un ruolo più grande, come nel caso della dottoressa Elizabeth Cross. Insomma, ci saranno sorprese anche per chi conosce a menadito il gioco originale. Passando al level design, nel remake ci sono diversi cambiamenti. Grazie ai caricamenti veloci, EA ha potuto rendere più fluida la navigazione in alcuni settori della nave, senza usare determinati espedienti. Lo studio ha ripensato le sezioni dell'Ishimura, e quindi ad esempio le finestre che prima affacciavano sullo spazio, ora permettono di vedere altre parti del vascello. Per quanto concerne gli interventi principali, gli autori hanno creato nuove aree per interconnettere le sezioni del complesso. Perfino la struttura di alcuni obiettivi e zone è cambiata, come nel capitolo 4. Nell'ottavo, ad esempio, c'è uno scontro completamente differente dall'originale. Nel corso della progressione, promette il team, si incontreranno tanti cambiamenti, che però non sono stati apportati senza una ragione specifica e solo per il gusto di farlo. Sono infatti pienamente coerenti con le tecnologie, le soluzioni impiegate e l'interconnessione della nave. Sul fronte dell'IA, EA Motive ha cercato di restare il più possibile fedele all'originale nella velocità dei nemici, nella loro pericolosità e nella loro resistenza ai colpi. Ci sono però elementi che sono stati modificati, come ad esempio al cosiddetto peeling system, grazie al quale i giocatori hanno una maggiore visibilità sul tipo di danni inferti ai necromorfi. Non sono mancate delle revisioni in merito al comportamento dei mostri ai combattimenti a gravità zero. Isaac, infatti, non può più soltanto spostarsi e camminare sulle pareti in queste sezioni, ma esplorare in volo intere aree, motivo per cui il team è intervenuto anche sugli abomini della Ishimura. Sempre sul fronte ludico, è stato ribilanciato il sistema che dà ai giocatori la possibilità di compiere scelte più significative. La progressione ha un maggiore impatto sul gameplay. È stata introdotta una caratteristica da Dead Space 2, legata all'aggiunta di upgrade speciali in grado di cambiare il funzionamento di un'arma. Lo skill tree a base di nodi è ancora presente per ciascuna delle bocche da fuoco, ma rispetto al passato non ci sono più nodi filler tra un'abilità attiva e l'altra. Sbloccare ciascuno di essi avrà un impatto concreto sull'arma, proprio come avveniva anche in Dead Space 2. In origine i nodi servivano per aprire alcune porte, ma questa non sembrava allo studio una soluzione opportuna. Spesso infatti si finiva per usare un nodo per sbloccare l'entrata, vedere cosa ci fosse all'interno della stanza e poi magari caricare la partita se il loot si rivelava non soddisfacente.
agli autori non sembrava particolarmente efficace in termini di gameplay loop. Per questo motivo sono stati introdotti livelli di sicurezza che servono per sbloccare alcune di queste loot room e in alcuni casi a portare a termine dei puzzle. Sul piano visivo, EA Motive si è affidato ai concept art originali di Dead Space. Tra l'altro, l'art director Mike Yazigian ha lavorato alla direzione artistica del secondo capitolo, quindi aveva una conoscenza specifica del brand e ha portato tutto questo nel remake. 15 anni non sono poi tanti, ma in termini tecnologici sì. Il team è riuscito a fare cose che nel 2008 semplicemente non erano possibili e che invece erano presenti nei film a cui si ispirava. La nebbia, ad esempio, era un ingrediente fondamentale in Event Horizon e Alien, ma in ambito videoludico non si poteva implementare una vera nebbia volumetrica. Non era possibile utilizzarla per impedire al giocatore di avere una visuale chiara del pavimento. Adesso invece sì. Infine, grande importanza è rivestita dal sound design. Un balzo tecnologico significativo è arrivato anche sul fronte sonoro. Esattamente come per l'aspetto grafico, il team si è ricollegato alle origini della serie. Ad esempio, tutta la musica di Jason Graves sarà nel gioco. In aggiunta è stata creata nuova musica, ma sempre nel rispetto del classico. Sempre in materia di audio, adesso i suoni rimbalzano sulle pareti in modo fisicamente accurato. In altre parole, nel remake il suono generato dalla sorgente potrebbe trarre in inganno, proprio perché si muove in accordo con la conformazione degli ambienti. Tra l'altro, visto gli scenari sempre più bui a causa dell'illuminazione realistica, affidarsi all'audio 3D per cercare di intuire il posizionamento dei nemici è ancor più naturale. Ogni verso dei necromorfi è stato registrato nuovamente e pensato per risultare doloroso alle orecchie del giocatore, così da generare in lui della sana tensione, del timore all'idea di cosa potrebbe succedere se il mostro si avvicinasse ad Isaac più del dovuto. Ora vi lasciamo la parola. Quali sono le vostre aspettative sul remake di Dead Space? Fatecelo sapere nei commenti.